Buongiorno a tutti cari amici di Valdo TV. Il sole bacia i belli, bacia la bella gente che troviamo oggi in piazza qui a Valdobbiadene per la fiera di San Gregorio, dove la tradizione incontra il santo patrono. E cosa dire? Niente, andiamo a farci un giro, andiamo a scoprire le bellezze di questa splendida manifestazione. Detto prosecco, no? Prosecco è il bieto della visita di Valdobbiadene, prosecco. E con cosa lo sta gustando lei questo buon prosecco? Una buonissima frittura di Gigi qua delle Ombre Longhe, che è specialista della gastronomia. Buono, buon appetito. Siamo in compagnia del signor Franco Adami, enologo, per 9 anni presidente dell'associazione del consorzio di tutela di Conegliano Valdobbiadene, e che ha portato anche quest'area al DOCG. Signor Franco, il prosecco è veramente una garanzia in tutto il mondo, le particolarità di questa bollicina? Beh, guardate, sappiamo tutti che questa bollicina nasce a Conegliano Valdobbiadene e grazie al successo che ha avuto per la sua qualità intrinseca, ma anche per la capacità dei produttori di saperlo vendere, è diventato famosissimo e si è diffuso oltre il territorio di Conegliano Valdobbiadene. Ecco perché nel 2009 abbiamo avuto la necessità di mettere delle regole ben precise, di creare 2 denominazioni. Una è il Prosecco DOC, che abbraccia tutto il comprensorio di pianura e anzi va oltre la provincia di Treviso, e Conegliano Valdobbiadene, che abbraccia la zona collinare più famosa, più adatta, più tipica per fare questo vino, che è diventata DOCG ed ha assunto anche un articolo che sembra di poca importanza ma di fatto rappresenta il vero differenziale: Prosecco superiore. Signor Franco, il Prosecco è solo aperitivo, questo Prosecco? No! No, in questi anni Prosecco in genere, ma io amo sempre dire Conegliano Valdobbiadene, ha dimostrato di essere un vino eclettico. E Conegliano Valdobbiadene ne è l'apice qualitativo, si è diffuso in tutto il mondo. Immaginate che in 10 anni la produzione globale di Prosecco è passata da 150 milioni a quasi 500 milioni di bottiglie. Ma perché questo? Perché piace a tutti, ha un prezzo popolare per cui tutti lo possono acquistare, si adatta a diversi momenti della giornata e a diversi piatti nell'ambito della gastronomia. Ecco perché questo eclettico vino che piace a tutti e che non ha un costo straordinario ha avuto una diffusione immensa in quelli che oggi possiamo riassumere 40 paesi nel mondo, tutte ovviamente le regioni e le province italiane. E questo perché non c'è un locale oggi nel mondo occidentale che non abbia un prosecco in carta o alla mescita. Guardate, il successo di questo prodotto è dovuto al fatto che piace a tutti ed è dovuto al fatto anche però che le imprese e gli imprenditori non sono rimasti in casa ad aspettare che qualcuno gli venga a chiedere un prodotto, ma hanno preso borsa e trolley e hanno girato il mondo ad imporre un gusto che in realtà non è altro che il classico modo di mangiare e bere veneto. Il Veneto in tutto il mondo, prosecco per tutti i gusti, per tutti i palati. Valdobbiadene, dove l'innovazione coltiva la tradizione. Siamo qui con Fabio Curto, azienda agricola Ponte Vecchio, proprio per parlare di questo. Sì, ciao, buongiorno. Sì, parliamo di questo, appunto, di questa nuova applicazione, questo sistema robotico, questo sistema molto innovativo di gestire un'azienda di vacche da latte, che ci ha permesso appunto in quest'ultimo anno e mezzo un investimento che fa sì che il lavoro manuale che si faceva in stalla oggi sia dedicato appunto e fatto dalle macchine. Una cosa molto innovativa, siamo la prima stalla robotizzata in Italia,
che attraverso un computer centrale e le app nello smartphone riusciamo a gestire appunto quelle che sono le diverse fasi di lavoro, per cui la mungitura, l'alimentazione degli animali, l'allattamento dei vitelli, e questi sistemi appunto robotizzati ci danno moltissime informazioni su quello che è il benessere, la salute, le performance produttive degli animali, per cui riusciamo a essere sempre sul pezzo, ad avere tutta una serie di dati H24 di quelle che sono appunto le performance, il benessere dei nostri animali. Allora, se ho capito bene, da un'app, dal cellulare, noi possiamo controllare un sacco di valori, di questioni che appunto riguardano la stalla. Quindi il contadino, la figura del contadino, com'è? È davanti al computer adesso? E chiaramente il lavoro in una stalla robotizzata è completamente diverso rispetto a quello che è un lavoro classico, tradizionale. Noi riusciamo a conciliare benissimo quello che è questa nuova stalla ipertecnologica, che però ha un riflesso, un'attenzione estremamente particolare sul benessere degli animali e sulle performance produttive. Conciliamo benissimo con quello che è il sistema tradizionale della malga, dell'alpeggio estivo, della produzione dei formaggi tradizionali, per cui le due cose collimano benissimo, è proprio il nostro motto, dove con innovazione coltiviamo la tradizione e lo rispecchia. E questa innovazione si ha anche attraverso il controllo di tutte queste informazioni che i robot ci danno, anche attraverso appunto le applicazioni. Noi siamo qui, però nella nostra azienda intanto i robot stanno lavorando, e via via che lavorano arrivano delle notifiche o aggiornando l'app del nostro smartphone riusciamo ad avere tutte quelle che sono le notizie sulla sanità dei nostri animali, su quanto una vacca mangia, su quanto pesa, quanto latte produce, la temperatura del latte, se può avere un problema di mastite, se è in calore, perché tutta una serie di dati che il meccanismo tradizionale non ci riesce a dare. La produzione prevede il latte? Ma mi dicevi hai anche un caseificio? Noi abbiamo la nostra azienda che vede circa 300 capi allevati, un 150 vacche in mungitura, con un caseificio aziendale, per cui dove trasformiamo direttamente il nostro latte in tutta una serie di formaggi tradizionali, lo trasformiamo in maniera tradizionale, al latte crudo, seguendo quelli che sono proprio i dettami dell'artigianalità. D'estate facciamo tutto questo in malga, 1500 metri, a Malga Maria qui a Pianezze di Valdobbiadene. Abbiamo riscoperto questo vecchio alpeggio, ristrutturato, e trasformiamo appunto direttamente il nostro prodotto, direttamente appunto dalla stalla al caseificio, alla tavola, perché abbiamo poi anche due spazi, due punti vendita, ma riusciamo ad avere un mercato di vendita attraverso una nostra commerciale che va poi in tutta Europa. Abbiamo iniziato da poco con l'Australia, per cui sebbene piccoli, però la nostra qualità, la nostra artigianalità viene apprezzata moltissimo anche in altri mercati. Valdobbiadene è anche una realtà giovane, sono qua insieme in compagnia di Emanuele, che è un giovane pasticcere, e Luigi, che invece è il presidente dei giovani di Colderù. Raccontatemi un pochettino le vostre impressioni su questa bellissima fiera. Ma intanto buongiorno a tutti, San Gregorio è un appuntamento annuale dove non mancare assolutamente. Vediamo una grande affluenza, sempre partecipazione, specialmente anche dalla parte della popolazione di Valdobbiadene. Ma oltre a Valdobbiadene vediamo anche una grande affluenza da persone esterne, quindi molto pubblicizzata, è sempre un bel evento dove non mancare mai. I giovani ce ne sono? Moltissimi, e quest'anno soprattutto abbiamo organizzato alcune iniziative che hanno portato alcuni giovani a San Gregorio. Il tempo ci ha dato una mano, perché comunque per fortuna questi due giorni sono stati con alte, con temperature quasi estive, quindi hanno portato sicuramente giovani. È sempre comunque un incontro tra le generazioni presenti e le generazioni future qui a Valdobbiadene. Dato che sei presidente dei giovani di Valdobbiadene, ti chiedo, hai qualche suggerimento per questa manifestazione fieristica? Ci sono miglioramenti? Va bene così? Io ripeto sempre che bisogna rimanere legati alle tradizioni del passato e portarle ai giorni nostri, naturalmente con delle innovazioni, però rimanere legati soprattutto alle tradizioni, perché sono cose più importanti. Sono in compagnia di Stefano Carlesso, presidente dell'ente fiera Bessica, che è in gemellaggio con appunto qui Valdobbiadene. Prospettive per il futuro di questa collaborazione? Beh, questa collaborazione è partita quest'anno e l'idea è che si sviluppi nel futuro e diventi un gemellaggio non solo come abbiamo fatto in questi ultimo periodo
con delle serate a tema e con i vari partnership nelle due fiere che sono nello stesso giorno, cioè culminava ieri la domenica, ma che sia qualcosa di più nel futuro prossimo, che possa diventare un consorzio di fiere e possa esserci insomma una bella prospettiva con il sindaco, il sindaco fregonese e il vice sindaco veronazzo. C'è un feeling ottimo e chissà che le cose insomma, se sono rose fioriranno. Ma allora spostiamoci un attimino geograficamente, cosa avete di bello a Bessica? A Bessica, beh, è un paesino di 3.000 abitanti con 40 aziende florovivaistiche. Abbiamo una fiera che arriva quasi alle 100.000 presenze in due giorni, è stata l'11 e 12 marzo, quindi sabato e ieri, oggi siamo lunedì, oggi siamo qua presenti con il nostro stand di fianco alla chiesa. E Valdobbiadene è stato presente da noi ieri con lo stand dei piccoli prodotti locali, PPL, e c'è stato un ottimo riscontro e diciamo che invitiamo tutti ad andare a Bessica, anche perché domenica 19 marzo cosa c'è a Bessica? Domenica 19 marzo abbiamo una novità dopo 39 anni e abbiamo i giardini che rimangono esposti tutta la settimana prossima e abbiamo lo Street Food Garden, non è altro che cibi di strada nei giardini esposti nella fiera di Bessica che c'è stata la settimana prima. Cosa vuol dire? Ape o track da tutta Italia, partnership varie con sponsorizzazioni molto importanti e praticamente è un evento, ti gusti l'occhio nel vedere i giardini e nel mangiare. Ecco. E anche lì abbiamo la collaborazione con Valdobbiadene, con il consorzio del Prosecco, dove hanno un loro stand e diciamo potranno vendere i loro prodotti e quindi assaggiare buon vino e buon cibo. Ma per chi non sa cos'è lo street food, fammi qualche esempio. Lo street food, allora, non è il classico, come chiamano da noi veneti, panino unto. È una cosa molto più, come si può dire, molto più raffinata. Lo street food è il cibo di strada, quindi può essere tra i nostri truck abbiamo il gnocco fritto da Modena, abbiamo l'arrosticino abruzzese, arrivano dall'Abruzzo, abbiamo il fish and chips che arriva da Vicenza, un maestro in queste cose, abbiamo i panini gourmet, abbiamo il foglia rossa, quindi Franciacorta, foglia rossa insieme, abbiamo il prosecco di Valdobbiadene naturalmente e abbiamo altre piccole sfiziosità tra cui i prodotti siciliani, cannoli siciliani, arancini. Quindi un raduno di tutta Italia a Bessica, domenica 19 marzo. Questo e tanto altro è l'antica fiera di San Gregorio. Seguiteci nei prossimi servizi.